Buonasera. Buonasera a tutti. Credo che buona parte di voi già mi conoscono, forse qualcuno non mi ha mai visto. Io sono Enrico Cappelletti, sono portavoce in Senato del Movimento 5 Stelle. E mi hanno chiesto questa sera di venire a portare il saluto all'inizio di questa bellissima avventura che sarà la campagna elettorale della prossima amministrativa, la squadra qui di Montecchio. Ed è una cosa di cui sono particolarmente lieto, perché mi ricorda l'esperienza che ho vissuto io poco più di un anno fa. Anch'io, per chi mi conosce, è passato un anno da quando siamo in Parlamento. Sono, prima di essere un parlamentare, naturalmente sono un cittadino. Come cittadino mi è stato chiesto di dare una disponibilità, di presentarmi, di mettermi in gioco, di mettere in gioco anche me stesso, il curriculum, eccetera. Ci sono state le parlamentari, quindi una selezione che è stata fatta tra tanti candidati, qualcuno anche che era con me in questa avventura è qui con noi presente questa sera. C'era una parola magica che, è quello della, che veniva richiesta, che è quello della partecipazione, cioè dobbiamo riprenderci in mano la politica prima che sia la politica a prenderci in mano la nostra vita. E questo sta diventando sempre più vero con una crisi che morda, ormai non morde più le porte, ma ci morde direttamente famiglia per famiglia. E così presi anch'io un po' il coraggio a quattro mani e dissi: va bene, valutate voi. Naturalmente le parlamentari funzionavano così: ci si presentava con un piccolo video di presentazione, una lettera di intenti su quello che si sarebbe voluti fare se si sarebbe stati eletti, naturalmente, e un curriculum. Perché con questo modo? Perché si doveva essere, innanzitutto, ed questa è la cosa più importante, essere tutti cittadini che non avessero ricoperto ruoli politici in precedenza e che avessero la fedina penale pulita. Un concetto rivoluzionario che ha portato ad arrivare a Roma, quindi arrivare al Parlamento, 150 cittadini con la fedina penale pulita, che in 12 mesi di lavoro hanno fatto centinaia e centinaia di denunce di sprechi inenarrabili, di tutti i tipi. Abbiamo fatto migliaia di proposte, molte sono state accolte. Vi ricordo ad esempio, per le piccole e medie imprese, non devo parlare di politica nazionale, ma giusto una battuta, la possibilità di sospendere le cartelle Equitalia per le persone giuridiche, cioè per le ditte che hanno dei crediti mandati di confronto della pubblica amministrazione. Se fosse stato fatto, la nostra iniziativa che è stata fatta propria dalle forze di maggioranza, forse qualche suicidio l'avremmo potuto evitare in questi ultimissimi anni. Così come anche un'iniziativa che permette, che obbliga la restituzione di tutti gli eventuali incentivi ricevuti dallo Stato alle aziende che si spostano all'estero. Questa è una cosa importante, perché sapete bene che ormai non passa giorno in cui non si legga sul giornale il trasferimento all'estero di aziende, per motivi ovviamente in parte anche comprensibili. E però, se andiamo a trasferire tutta la nostra forza produttiva all'estero, cosa rimane delle filiere produttive della manifattura italiana, che è una delle più importanti, anzi la più importante d'Europa dopo quella tedesca? Ci siamo detti: va bene, cosa possiamo fare? Non possiamo certo obbligare l'azienda a rimanere in Italia, ma quantomeno possiamo dire, visto che ogni anno trasferiamo alle aziende 30 miliardi di euro, 30 miliardi, 60 mila miliardi di lire, almeno questi incentivi, se l'azienda che va a delocalizzare li avesse ricevuti negli ultimi 3 anni, li dovrà restituire. Abbiamo partecipato anche alla formazione di alcune leggi importanti. Vi ricordo spesso 416 ter, perché siamo stati una legge importante per affrontare la mafia, cioè interviene il cosiddetto scambio politico-mafioso, interviene nel momento in cui mafia e politica si mettono d'accordo per raggiungere i loro rispettivi scopi, da una parte ovviamente il potere, dall'altra la gestione dell'organizzazione malavitosa. È un articolo particolarmente importante, qui sono
orgoglioso perché il Movimento 5 Stelle è stato fondamentale sia in fase di iniziativa, essendo l'unico movimento politico che ha proposto delle modifiche a questo provvedimento, sia in fase poi di votazione. Vi parlavo di partecipazione. La partecipazione probabilmente nel Movimento 5 Stelle è l'aspetto più importante e più rivoluzionario. E concludo. Partecipazione cosa vuol dire, per non rimanere nella retorica? Partecipazione vuol dire avere la possibilità di assumersi delle responsabilità. Partecipazione vuol dire votare quando si tratta di scegliere un candidato a Presidente della Repubblica, oppure quando si tratta di scegliere anche una soluzione strategica. 10 giorni fa avete parlato del reato di clandestinità. Ecco, l'abolizione del reato di clandestinità, prima che nelle istituzioni, è stato deciso dai nostri attivisti, dai nostri iscritti al movimento. Così come anche alcune scelte strategiche, come la votazione, o meglio, le votazioni, i pareri che possono essere presentati da qualsiasi cittadino iscritto, in quanto tutti i disegni di legge che presenta il Movimento 5 Stelle sono pubblicati online per un periodo di 2 mesi, quindi ciascun cittadino italiano interessato a dare il proprio contributo o anche a segnalare la propria approvazione o anche semplicemente anche a lasciare una critica ad un disegno di legge lo può fare, e noi li valutiamo uno per uno prima poi di procedere al deposito definitivo di questi disegni di legge. Personalmente sono al terzo, il primo ha ricevuto 1300, chiamiamoli, consigli, l'80-90% erano favorevoli, per cui sono proceduto a depositare il disegno di legge. Ecco, tutto questo per dire che cosa? Per dire che la partecipazione è importante, fondamentale, ed è importante, fondamentale mettersi in gioco. E per questo sono particolarmente lieto di essere qui questa sera, sono lieto di sapere che i meetup della provincia di Vicenza si presenteranno una ventina di liste alle prossime amministrative, che non è niente male se consideriamo che siamo un movimento sostanzialmente giovanissimo. E quindi tutti i miei il mio compiacimento e le mie felicitazioni vanno a questi giovani che hanno deciso anche loro di mettersi in gioco, hanno deciso di metterci la faccia, come si suol dire, hanno deciso di mettersi nel proprio per dimostrare che si possono veramente cambiare le cose, ma solo se si rinuncia anche una parte, ci si mette del proprio, quindi si rinuncia una parte del proprio tempo per dedicarlo a quello che si chiama la politica, ma non è altro che la gestione degli interessi collettivi. E se non lo facciamo da cittadini consapevoli, onesti, con la fedina finale pulita, che hanno voglia di cambiare le cose, e con queste cose non cambieranno mai. Quindi passo la parola a chi ci spiegherà le procedure con cui vorrà utilizzare questo apriscatole con cui andremo a aprire le porte del municipio di Montecchio Maggiore, che è il nostro candidato sindaco a Montecchio, la Sonia. A qui ci do la parola molto volentieri, Grazie Enrico, grazie a tutti di essere qui questa sera. Sono Sonia Berenzoni, candidato sindaco per Montecchio Maggiore. Ho 38 anni, un'impiegata amministrativa e anche commerciale, conosco molto bene sia il tedesco che l'inglese. Fino a qualche anno fa ero io che sceglievo il posto di lavoro. Quando volevo cambiare lavoro non facevo altro che mandare qualche curriculum, non ne servivano neanche tantissimi e ne arrivavano le proposte. Da qualche anno a questa parte invece è il lavoro che sceglie me, nel senso che non ce n'è più, quindi o ti accontenti o stai a casa. Questa cosa deve cambiare ovviamente. Qua per terra c'è un pezzo di ciuffo. Bene, perché siamo qua? Allora, la nostra squadra è quattro che crede nel cambiamento, crede che cambiare le cose in Italia sia possibile, abbiamo le prove. In più siamo cittadini come voi, nel senso che abbiamo sempre lavorato, precedentemente non ci siamo mai occupati di politica, ad un certo punto però ci siamo stancati di andare al bar e lamentarci, di dire questo non va, il lavoro non lo trovo, la birra costa massa, eccetera, eccetera. E abbiamo detto ok, basta, adesso ci mettiamo in gioco. Io e Fabio Vino, che dopo conoscerete,
Insieme abbiamo fatto crescere il gruppo di Montecchio e adesso abbiamo la lista completa, abbiamo anche una donna in più del previsto. In più, oltre alle 17 persone che fanno parte della lista, abbiamo anche gli attivisti di Montecchio che non sono in lista, ma che comunque sono sempre con noi, ci aiutano nelle ricerche. Per esempio abbiamo qua Massimo che è alla regia, in entrata abbiamo Zeno e la Teresa che raccolgono le firme, c'è la Cristina, insomma c'è tantissima altra gente, non siamo solo noi. In più la nostra forza non è solo il gruppo di Montecchio, ma si allarga a tutto l'Ovest Vicentino. In tutto l'Ovest Vicentino siamo circa 200 attivisti. E non finisce qua, c'è poi quello provinciale, fino ad arrivare a Roma. Come avete visto, non so quante altre liste comunali possono vantare la presentazione di un senatore, scusate se è poco. Io nella mia rubrica ho 250 numeri di telefono. Se ho bisogno di qualsiasi cosa, posso contattare un altro consigliere comunale, un assessore, un deputato, un senatore, un consigliere regionale, qualsiasi cosa di cui io abbia bisogno, la risposta ce l'ho, la trovo sempre. Che problemi abbiamo a Montecchio? Montecchio, siamo messi abbastanza bene, diciamo, però qualcosa da cambiare, da migliorare c'è. Io parlo per me, diciamo, io ho paura del confronto, forse perché in 20 anni ci hanno insegnato, oppure ci hanno fatto credere, che non siamo in grado. Ci hanno fatto credere che dobbiamo prendere tutte le decisioni che prendono loro come per oro colato, cioè sono quelle che vanno bene. Ci hanno fatto credere che loro possono fare tutto quello che vogliono e noi zitti, muti, pagare e stop. Non basta, è ora di cambiare questa storia. In più abbiamo una forte incertezza nel futuro. I nostri figli troveranno lavoro? La pensione arriverà? Sempre? Arriverà? Quando? Gli anziani, le case di riposo, oppure anche l'assistenza, o se ti ammali e hai bisogno di medicine costose, siamo sicuri di riuscire a pagarle? Sempre? Poi, non so, io a Montecchio spesso faccio delle passeggiate la sera. Se devo farla da sola, piuttosto sto a casa, cioè o trovo una persona che venga con me e quindi mi sento tra virgolette più sicura, o altrimenti passeggiare da sola non lo faccio, sto a casa, e questo è brutto. E mi viene in mente quando negli anni 90 Piazza Carli era wow, cioè anche da sola, tu andavi in Piazza Carli, io andavo da sola e sapevo benissimo che lì potevo passare 2 ore tranquillamente e c'era sempre qualcuno con cui parlare, bere una cioccolata calda dalla valigia. Cioè, tu sapevi che andavi lì e qualcuno trovavi sempre. Adesso il paese è morto, è vuoto, non c'è più niente, quindi questa cosa è da sistemare. Quindi, come dicevo, abbiamo l'incertezza per il futuro, la paura per la sicurezza del Montecchio, e dopo una cosa che abbiamo tutti e noi 17 è la paura anche del vostro giudizio, perché credetemi, non è facile essere qua, non è facile. A un certo punto uno dice, ok, mi metto in gioco, ma ho paura del giudizio, perché adesso tutti quanti state qua a guardarmi e dire, ma mamma com'è vestita, ma mamma che capelli la ha. Non è facile. Però a un certo punto uno se ne deve anche, come si suol dire, sì, un po' fregare, ecco, e ci si deve votare, bisogna avere il coraggio anche di osare. E nel nostro programma osiamo veramente tanto, poi ve lo spiegherà molto bene Dennis, perché abbiamo delle idee straordinarie che possiamo rilanciare con Montecchio veramente molto molto bene, farlo conoscere a livello addirittura mondiale. Cos'è che possiamo mantenere di Montecchio? Allora, innanzitutto il mercato ortofrutticolo che c'è in Piazza Carli è una buona cosa, va mantenuta sicuramente. Poi gli orti urbani, anche questa è una buona iniziativa. Il museo appena fatto via San Vitale, anche le briare, e poi abbiamo l'impianto a LED in Piazza Carli e anche la gestione del bilancio, non nel merito ma nel metodo. Però, c'è sempre un però, possiamo e dobbiamo fare molto di più. Innanzitutto le piste ciclabili sono 5 anni che non vengono toccate, hanno fatto 300 metri. Non va bene? Un'altra cosa molto importante, noi vogliamo l'assoluta partecipazione della cittadinanza nelle scelte comunali, dove spendiamo i soldi, dobbiamo deciderlo tutti insieme, non 17
o 15 quelli che entreranno in consiglio comunale. Noi vogliamo adottare il discorso del bilancio partecipativo. Cosa significa? Fare praticamente un referendum molto semplice. Ho 100.000 euro a disposizione, posso investirli per fare un monumento, posso investirli per mettere a posto il tetto di una scuola, posso investirli per finire un pezzo di pista ciclabile. Non devo essere io a decidere, dovete essere voi. Il comune non è mio, è di tutti noi. Quindi da tutte queste cose che faremo insieme, i benefici saranno tantissimi. Innanzitutto porteremo tantissimi turisti a Montecchio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le piccole attività di Montecchio e delle zone limitrofi trarranno dei grossi vantaggi. Ci sarà una crescita economica in più, ci sarà anche una crescita dal punto di vista anche culturale. Poi avremo un forte risparmio energetico, di questo vi parlerà dopo Enrico, perché lo spiegherà lui, se non mi anticipo niente, se no vi annoio. Quindi le nostre forze sono innanzitutto la concretezza. Noi non facciamo promesse che sappiamo che siamo in grado di mantenere. Anche quando sono stati eletti i nostri portavoce al Parlamento, avevano promesso che non si sarebbero mai alleati con nessuno. Così è stato. Avevano promesso che avrebbero restituito metà del loro stipendio. Così è stato. C'erano i 20 punti del programma nazionale e questi 20 punti si sono già tramutati in proposte di legge. Adesso ne abbiamo fatto anche di più di 20. Quindi siamo persone concrete, abbiamo sempre lavorato, le chiacchiere le lasciamo agli altri. In più siamo persone oneste, come diceva anche prima Enrico, tutti noi 17, per avere l'approvazione per far parte del Movimento 5 Stelle, non è che abbia detto io sono onesto, ci vogliono le prove. Le prove vuol dire andare in tribunale di Vicenza e richiedere sia la pedina penale che il certificato dei cari dipendenti. Quindi noi tutti quanti siamo puliti. Quello che ci tengo di più è che siamo persone libere. Libere è una parola importante per noi. Siamo libere perché? Perché noi non dipendiamo da nessuno. Nel senso, noi non dobbiamo restituire favori a nessuno. Ok? Nel senso, ci autofinanziamo. Quindi tutto quello che vedete, anche il pagamento di questa sala questa sera, che costa, mi sembra, 60 euro, una cosa del genere, i soldi ce li abbiamo messi noi. Oppure, quando facciamo i banchetti, raccogliamo l'euro, 50 centesimi, 5 euro, quelli più buoni con noi, facciamo un'usina e poi li investiamo per fare i volantini, per pagare le serate. Quindi non dobbiamo restituire favore a nessuno e siamo completamente liberi di operare nell'esclusivo interesse della cittadinanza. Ora vi ringrazio intanto per aver ascoltato anche me. Passo la parola al vice sindaco, che è Dennis. E dopo lui passerà la parola a ogni membro della nostra squadra e ognuno parlerà di un argomento specifico. Grazie e buona serata. Grazie Sonia, grazie a tutti per essere qui. Mi chiamo Dennis Bonani, e mi candido come vice sindaco. 42 anni, interprete e traduttore, corrispondente in lingue estere. Sono agente di commercio e lavoro come consulente commerciale estero. Tra i miei hobby, lo sport, forse anche troppi, qualcuno dirà. Sono istruttore subacqueo, sono istruttore di acqua fitness, faccio anche l'assistente bagnanti. Qui a Montecchio, nel sociale, collaboro da circa 3 anni con l'associazione Casa Joseph, associazione famiglia, e sono uno dei soci della Associazione Soccorritori Italiani di Montecchio. Noi crediamo fortemente nell'investire sul turismo, perché intendiamo portare a Montecchio quei capitali che forse non sono neanche mai arrivati e che, come diceva il senatore, forse sono scappati via. Montecchio Maggiore e le sue zone limitrofe sono stupende, ma non sono sicuramente abbastanza conosciute. Uno splendido territorio collinare dove si possono fare tantissime cose, possiamo divertirci, fare sport, mangiare delle buone cose con i produttori locali. Montecchio Maggiore e i suoi castelli. Io sono 20 anni che porto clienti da tutto il mondo, mai una volta che un cliente mi disse sì, io conosco, ne ho sentito parlare. No, di sicuro conoscono il falso balcone di Giulietta a Verona, questo ragazzi. Ottimo marketing, complimenti ai veronesi.
noi vogliamo fare lo stesso. Le Briare, con la bellezza che hanno, la Villa Cordellina, il museo archeologico che pochi sanno essere uno tra i più importanti al mondo, e tanto altro. Come intendiamo farlo? Beh, vogliamo proporre il nostro prodotto, la nostra zona, all'estero, andando alle APT estere di diversi paesi europei, proponendo dei pacchetti vacanza, soggiorno, sportivi, estivi, agroalimentari, estivi e autunnali, autunnali e primaverili e invernali, perché non dimentichiamoci che abbiamo anche delle bellissime montagne lì qua. Per portare nuova linfa vitale noi vogliamo sviluppare al massimo questo, ma non ci fermiamo perché la rete è la nostra forza. E intendiamo parlare con il territorio limitrofo, i comuni limitrofi, per avere un ulteriore supporto di servizi e avere un pacchetto ancora più completo, quindi bed and breakfast, ristoranti, tutti i produttori, piccoli e medi produttori agroalimentari, insomma anche i piccoli commercianti che possono dare del loro per il nuovo turismo. Non è un'utopia, viene già fatto in tantissimi comuni, noi possiamo farlo. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, sono l'avvocato Carlo Alto, sono nato qui, vivo qui, lavoro qui, ho una famiglia con due figli. E volevo solo sottolineare questo: il nostro gruppo, il nostro movimento non è una cosa estemporanea, volta alle elezioni amministrative che si terranno fra qualche mese, ma abbiamo già avuto delle iniziative importanti, tra i quali una dedicata alla famiglia, un reato di grande densità e poi una sull'acqua. Continueremo così, perché questo movimento secondo me sta ridando la fiducia ai cittadini, nel senso che oramai c'eravamo tutti disillusi della politica, ma da circa un anno, come diceva il senatore, un anno e mezzo, le cose stanno cambiando. E stanno cambiando. Se hanno tentato di asfissiarci per eliminarci, diciamo così, dalla possibilità di governare, di partecipare, di essere sovrani nel nostro Stato, si sono sbagliati, perché qualcuno è arrivato il Movimento 5 Stelle, che dà la fiducia a una prospettiva sia, secondo me, ai giovani che ai loro genitori. Io non ho altro da aggiungere e passo la parola ad Antonella. Ciao a tutti, mi chiamo Antonella Rateni, vivo ad Arte da diversi anni, sono laureata in economia aziendale e da 6 anni che mi occupo di risorse umane, nello specifico gestisco il personale di un'azienda di servizi di tutto il Veneto. In passato ho lavorato nelle agenzie di lavoro sempre nella selezione e formazione del personale. Perché sono nel Movimento 5 Stelle? Perché ero stufa di sentire i soliti discorsi fatti sempre dalle stesse persone, il cui interesse non è quello dei cittadini, ma semplicemente il proprio. Ho visto nel Movimento 5 Stelle il vero cambiamento e soprattutto, come diceva Enrico, il cambiamento maggiore è stato proprio che ha riportato la parola ai cittadini. Perché ricordiamocelo tutti, che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo. Appena entrata nel gruppo a Montecchio mi sono voluta occupare subito appunto del tema lavoro, che a parte che è un tema che mi interessa in primis in quanto sono una precaria da diversi anni, ma è un problema purtroppo che affligge gli italiani, i montecchiani. Sicuramente, cosa dire, non possiamo fare tanti giri di parole. Il lavoro che c'era, purtroppo che è stato perso, non lo ritroveremo più. Però a questo non è che non c'è un'alternativa, oppure l'unica soluzione è emigrare. Assolutamente no. Io sono italiana, sono fiera di essere italiana e voglio restare in Italia e lavorare in Italia. E come
tante altre persone, penso anche voi che siete qui presenti. A livello nazionale sappiamo tutti che il Movimento 5 Stelle ha fatto tante proposte, tra cui ad esempio l'abolizione dell'IRAP e soprattutto il reddito di cittadinanza. A livello locale non abbiamo tantissimi strumenti da poter utilizzare, ma quei pochi che abbiamo utilizziamoli. Ad esempio, per i giovani e le donne potremmo utilizzare gli investimenti regionali e i fondi europei. Per far cosa? Per creare nuova impresa. Abbiamo in Veneto, a Treviso, il bellissimo esempio di Ecio Farm, dove tutto è partito da idee e progetti di giovani che hanno creato impresa locale e soprattutto hanno dato sviluppo e lavoro a tanti altri giovani. Allora io mi chiedo, perché a Treviso sì, a Monte no? Per le persone meno giovani sicuramente c'è da fare, è necessario un processo di riqualificazione, bisogna vedere quali sono le esigenze al momento delle aziende e appunto fare una formazione mirata e qualificata. Quindi il problema c'è, ma non è detto che non c'è una soluzione. L'importante è volerlo e soprattutto mettiamo le persone giuste al posto giusto. Buonasera a tutti, Paolo Scimben, ho 56 anni, sposato con 3 figli e sono cittadino di Montecchio Maggiore dalla nascita. Sono un peritore elettrotecnico, conduco la mia attività, l'attività familiare, da sempre si può dire. E attualmente mi occupo del commercio. Perché sono nel Movimento 5 Stelle? Perché mi sento, cioè non vedo correttezza, non vedo onestà e mi sento ingannato dalla politica di Roma specialmente. Un fatto che è particolare questo, non trovo giusto che mio figlio a 21 anni, lo scorso novembre, parte e va all'estero per lavoro. Forse fare l'immigrato qui l'età lì, cioè non lo trovo troppo giusto. Non solo mio figlio, ma penso anche tanti altri giovani, ma anche gente di mezza età. Non conosco molte persone che hanno fatto questa scelta. Come hanno detto loro, voglio mettermi in gioco, anche se un po' diciamo è già avanzata, però voglio giocarmi la mia carta. E mi informo, seguo i momenti del gruppo sul blog, comincio a frequentare il gruppo di questi miei amici e mi trovo, mi identifico in questo lavoro. Di conseguenza dico, voglio partecipare anch'io e cerco di fare qualcosa. Qualcosa che mi interessa sarebbe il commercio. Il commercio cosa vuol dire? Vuol dire dare la possibilità alle attività, specialmente anche ai giovani, di poter partire senza tanti balzelli e senza tante difficoltà. Non è solo dire faccio una notte bianca per dare una marca al commercio, ma devi anche i commercianti sono capaci di fare da solo. E sicuramente l'amministrazione non è che trovi il lavoro per le attività commerciali o per tutte le attività, però qualcosa si può fare. Il solo fatto di togliere della burocrazia che troviamo all'interno delle istituzioni, che burocrazie che si possono modificare con dei regolamenti, a parte le leggi che ci sono nazionali, che anche questo penso tramite supporto di nostri senatori si possono anche modificare per snellire certe cose. Ecco, di conseguenza penso che il discorso, il mio impegno è quello di lavorare in questo senso. Sicuramente con la collaborazione degli uffici preposti si può trovare, non è una lotta contro l'ufficio o contro l'amministrazione, ma che ci sia una collaborazione. Tutto qua. Passo la parola a Carmen. Buonasera a tutti. E vi ringrazio di essere qui ad ascoltarmi. Mi chiamo Renato Rianigo, ho 47 anni, sono nato e abito a Montecchio Maggiore. La mia professione è il commerciante, gestisco edicola in centro storico. Ho avuto anche esperienze lavorative come impiegato e rappresentante. Nel tempo libero dedico i miei hobby allo sport. Sono attivista 5 Stelle poiché ho trovato nel movimento idee innovative per risolvere problemi dell'ambiente, del lavoro e dell'economia. Il Movimento 5 Stelle porterà alle politiche comunali un cambiamento radicale con la possibilità di decidere tramite la democrazia diretta. Noi siamo alla vera rivoluzione democratica. Con il referendum avrete la possibilità direttamente da casa di nuove iniziative commerciali, di decidere nuove iniziative commerciali.
Noi faremo rivivere Montecchio e le piccole attività commerciali attraverso il dialogo con i cittadini e con nuove iniziative condivise con i cittadini. Noi siamo contro le speculazioni edilizie commerciali, siamo a favore del commercio ecosolidale, della banca etica e per l'assicurazione etica. Noi abbiamo idee innovative e le metteremo in pratica. Ora passo la parola a Lorella che vi parlerà dell'ambiente. Buonasera. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui. Mi chiamo Vincent Lorella, ho 50 anni e sono un istruttore sportivo. Perché sono entrata a far parte del Movimento 5 Stelle? Perché vedo da tempo l'ambiente, il territorio dove vivo, che viene devastato sempre di più. E sento sempre più spesso persone che si ammalano o muoiono a causa dell'inquinamento. Ho iniziato così a partecipare a serate informative organizzate da vari gruppi che cercano di tutelare l'ambiente, mi sono un po' informata e ho sentito da lì la necessità di poter dare una mano anch'io. E ho iniziato così a raccogliere le firme per dire no alla costruzione di un inceneritore e poi ho fatto anche la raccolta firme perché venga formata una banca dati nella nostra US 4 e 5 sull'incidenza di tumori, malattie e morti causate dall'inquinamento. Ecco, come avrete già immaginato, la cosa che più mi interessa è l'ambiente, in particolare l'inceneritore che vogliono costruire nella nostra zona per lo smaltimento dei fanghi della concia e del secco. Ecco, a questo inceneritore io dico no, perché non è più così necessario, in quanto i fanghi della concia, abbiamo le concerie che a metà già hanno chiuso, una parte stanno chiudendo, un'altra parte sono in difficoltà, quindi non c'è più questa stretta necessità. Per quanto riguarda il secco, io dico non facciamo un inceneritore, ma facciamo un centro di riciclo come quello di Vedelago. La signora Carla Poli è l'unica in Italia, è stata la prima in Italia, ora c'è anche la Sardegna, che ha costruito un centro di riciclo del secco e riesce a riciclare il 98-99% del secco. Le ricicla anche il nylon. Da qui è riuscita a far aprire ditte che avevano chiuso, a far riassumere gli operai. Altre ditte che erano in crisi sono rifiorite. Quindi abbiamo già lampante una cosa che possiamo risolvere, basta che copiamo, che ci organizziamo come si è organizzata lei, possiamo andare a vedere e possiamo anche noi fare la stessa cosa. Passo ora la parola a Gianluigi che vi parlerà anche lui dell'ambiente. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Gianluigi Piccin, abito a Montecchio Maggiore. Sposato con un figlio, lavoro in un'azienda che si occupa di sistemi di altoparlanti, produce sistemi di altoparlanti, sono un tecnico. Amo particolarmente stare all'aperto, vivere, fare sport, camminare per i sentieri, sciare, eccetera. Mi sta a cuore particolarmente appunto l'ambiente. Quindi tutto ciò che riguarda le energie alternative e l'ambiente in genere. Sono nel Movimento 5 Stelle dalle politiche dell'anno scorso. Credo che solo la forza e la determinazione del Movimento possano cambiare positivamente le attività del nostro Paese. Passo la parola a Massimo. Buonasera a tutti, io sono Massimo Peruffo, ho 44 anni, sono di Montecchio dove abito da sempre, sono nel movimento da più di un anno e per diversi motivi, che i quali avete già sentiti più di qualcuno da chi mi ha preceduto, diciamo che dal mio punto di vista finalmente ho trovato un gruppo nel quale mi sento veramente parte attiva
e dove posso dare veramente il mio contributo e la mia opinione è presa in considerazione. Sono laureato in chimica, lavoro a Montecchio presso l'importante industria chimico-farmaceutica, sono socio del CAI di Montecchio e sono amante dello sport, anche se, diciamo, fino a che gli infortuni me l'hanno consentito. Ho militato sempre a Montecchio nella società di basket come giocatore, come allenatore, mi sono anche occupato di basket in carrozzina. Come ho detto, sono laureato in chimica, quindi metterò a disposizione le mie conoscenze, le mie esperienze, in particolar modo in campo ambientale, come ho fatto anche recentemente occupandomi in modo particolare di inceneritore e di acqua. Riguardo a questi due argomenti, volevo portare un'esperienza di quanto diceva Sonia all'inizio, in relazione al nostro legame stretto che c'è tra attivisti della zona e parlamentari giù a Roma. Appunto, per questi due argomenti mi sono interfacciato con associazioni locali, ho partecipato a conferenze, convegni, e il risultato di tutto questo è stato la preparazione e la condivisione con i nostri parlamentari a Roma di due interrogazioni parlamentari che sono state presentate, tra l'altro, da Enrico, che è qui presente questa sera. E questo punto per dimostrarvi che, insomma, basta una telefonata e anche argomenti di una certa rilevanza siamo in grado di presentarli e idee di portarle avanti. Vi ringrazio e passo la parola a Fabio che vi parlerà di come aiutare. Buonasera, mi chiamo Fabio Pino, sono nato a Montecchio 42 anni fa, convivo con Elena, lavoro presso l'ufficio acquisti di una grossa realtà vicentina. Faccio parte del Movimento 5 Stelle dal 2007. Perché ci credo nel Movimento? Perché credo nella gente, credo nella possibilità di cambiare e credo soprattutto nell'onestà. Questa sera, assieme all'amico Nunzio, vi parlerò di connettività. Connettività per noi del 5 Stelle è una delle stelle principali. Cosa intendiamo? Che ogni persona deve avere accesso ad internet, possibilmente in maniera libera e veloce. Da questo punto di vista siamo per l'incremento delle zone Wi-Fi, ad esempio le piazze che sono già coperte da questo servizio, ma per l'incremento delle zone facilitando l'inserimento presso bar, presso ristoranti, palestre e tutti i luoghi di aggregazione pubblica. Oltre a questo siamo per il superamento del divario generazionale, mi spiego meglio. Gli anziani soprattutto hanno qualche difficoltà, non solo gli anziani hanno qualche difficoltà con l'informatica. Siamo per far sì, come già fatto d'altronde dal Comune di Sarego, di attraverso i fondi regionali, europei e quant'altro, di fare delle scuole attraverso le quali anche le persone anziane o comunque chi non ha dimestichezza con l'informatica possa fare questo passo. E, oltre a questo, siamo perché soprattutto in ambito amministrativo non si usi più il software, parlo di FICI questa sera, il software a pagamento, non più Windows sostanzialmente, siamo per il passaggio a Linux che non si paga. Faccio un esempio: Trento e Bolzano, la provincia di Trento e Bolzano, in un anno ha risparmiato 260.000 euro. Chiaramente Montecchio Maggiore non è così esteso come Trento e Bolzano, ma si possono fare dei risparmi attraverso i quali si possono investire in altre parti. Passo a questo punto la parola a Nunzio. Io sono Nunzio Basile, vivo a Montecchio con mia moglie Martina e i miei due figli di 6 e 2 anni. Come Fabio, vi volevo parlare di connettività, ma la connettività veloce.
fibra ottica. Sappiamo benissimo che Montecchio è già attraversata da questa importante infrastruttura. Volevamo capire perché stenta a decollare. Perché ci sono tantissime zone che non sono raggiunte pur avendo questa infrastruttura. Ciò potrebbe giovare sia alle aziende che ai cittadini stessi che all'amministrazione pubblica. Pertanto vi volevo leggere un rapporto che è possibile reperire sul sito del web news.it. Allora, la Commissione europea ha pubblicato il report sull'agenda digitale relativa al 2012. Se per il nostro paese i dati del 2011 erano piuttosto negativi, quelli del 2012 sono pessimi. L'Italia occupa tristemente l'ultimo posto della classifica relativa alla copertura NGA, ovvero le reti in fibra ottica che offrono una velocità di almeno 30 megabit al secondo. Il distacco rispetto alla media europea è imbarazzante, 14% contro il 53,8%. Secondo la Commissione europea dovrebbero crescere gli investimenti in infrastrutture per aumentare la disponibilità della banda ultralarga. Questo è quello che vorremmo fare con il gruppo 5 Stelle Montecchio. Vi ringrazio tutti. Buonasera, mi chiamo Cristina Longo, ho 31 anni e vivo a Montecchio. Sono laureata in lingue, ho studiato inglese e tedesco a Verona e lavoro come impiegata commerciale a Montecchio. All'interno del gruppo mi sono occupata di sociale e una delle nostre proposte è la creazione di uno sportello famiglia. Per sportello intendiamo un unico ente che gestisce quelle pratiche di aiuti verso le persone bisognose, quindi aiuti che vanno dai contributi per le spese di riscaldamento agli anziani ai vari bonus liberi, scuola o famiglia. Noi per famiglia non intendiamo solo la coppia sposata con figli, ma anche il genitore single o la coppia che vive con il genitore anziano in casa, quindi l'ente si rivolge un po' a tutte queste realtà. Diciamo che il nostro comune attualmente delega alcune pratiche come ad esempio la gestione dei bonus Enel o gas. E per noi la delega ha un costo e quello che vogliamo fare è centralizzare il servizio in modo da gestire in maniera migliore le risorse e ridistribuirle e controllare anche gli abusi. Un'altra attività che dovrà fare lo sportello è il costante controllo dei bandi regionali e anche europei, e questo per reperire più risorse e portarle all'interno del comune e poi farle arrivare alle persone che hanno bisogno. Ecco, noi abbiamo studiato questa iniziativa sull'esempio di quanto ha fatto Schio, che è all'avanguardia in ambito sociale già da diversi anni, e noi che crediamo che le buone idee appartengono a tutti vogliamo copiarla e portarla quindi a Montecchio Maggiore. Ecco, passo la parola adesso a Elisa che come me si occupa di sociale. Grazie, buonasera, sono veramente felice di essere qui con voi. Io mi chiamo Elisa Pilatti e ho due bambini. Ho un bambino di 5 anni che si chiama Diego e una bambina di 2 che si chiama Elena. Sono un'insegnante di disegno italiano, storia e geografia alle scuole medie e questa per me, oltre ad essere un'opportunità di lavoro, è una grande passione. Non farei nient'altro, è proprio una cosa che mi piace, stare con i ragazzi, insegnare e imparare assieme a loro. Ho ricevuto la mia formazione nel mondo dello scoutismo, del quale porto ancora dentro il mio cuore e nella mia vita gli insegnamenti, in particolar modo la voglia di fare bene, di far sempre del proprio meglio, la voglia di essere sempre pronti a servire e di lasciare il mondo un po' migliore di come si è trovato. E sono questi tre insegnamenti che mi hanno fatto avvicinare al Movimento 5 Stelle, dal quale mi sento completamente rappresentata. Io credo che per un'amministrazione comunale sia importante occuparsi di educazione. Se noi ci occupiamo di educazione abbiamo poi la possibilità di creare, di formare dei buoni cittadini. L'educazione prevede diversi aspetti, possiamo analizzarla in molteplici aspetti. Ne considero tre questa sera. Credo che un'amministrazione debba prendersi cura delle famiglie, delle neomamme, dei bambini.
Credo che debba prendersi cura degli adolescenti e valorizzare il mondo del volontariato. Per quanto riguarda le famiglie, le mamme, cosa possiamo fare? Possiamo creare dei luoghi di incontro, delle opportunità di scambio, scambio di competenze o anche incontri con esperti che possano dare a queste mamme dei consigli. I bambini hanno bisogno di spazi per giocare. A Montecchio ci sono dei bellissimi parco giochi. Noi dobbiamo cercare di tenerli puliti, di aggiustare i giochi che non funzionano, che sono rotti. Dobbiamo creare dei luoghi dignitosi. E credo sarebbe bello creare dei luoghi anche interni dove questi bambini possono trovarsi nel periodo invernale o quando piove. Un parco giochi non è solo un luogo dove giocare, ma è un luogo dove questi piccoli bambini imparano a stare insieme e a fare comunità. Poi credo che bisogna veramente prestare attenzione e cura al mondo degli adolescenti. Forse è una delle ultime opportunità che abbiamo di creare un buon cittadino investendo negli adolescenti. E quindi cosa può fare un'amministrazione comunale? Può cercare di mettersi in relazione, può cercare di fare rete con le società sportive, le associazioni che si occupano di educazione, con le parrocchie. Se riusciamo insieme a fare una lista delle emergenze educative, dei bisogni, poi riusciamo assieme a trovare anche delle soluzioni. Infine credo sia importante valorizzare il volontariato. Il volontariato a Montecchio è una realtà veramente importante. Abbiamo più di 100 associazioni nel territorio che si occupano di varie realtà. Credo sia importante riconvocare la consulta delle associazioni, che ci permette di mettere assieme tutte le risorse del nostro comune. Mettere assieme le risorse delle varie associazioni e di tutti noi permette poi a un paese di risorgere, di creare questo senso di comunità. La comunità, a me piace ricordare la definizione del latino, da cum munus, mettere assieme, donarsi e dare all'altro non solo se stessi ma anche il proprio impegno. Ecco, io credo che veramente se noi ci impegniamo ad uscire di casa, a partecipare, a creare questa comunità, Montecchio diventerà veramente un luogo più bello dove vivere. Buonasera a tutti e benvenuti. Io mi chiamo Fabiola Rozzi e ho 42 anni, sono sposata un bimbo di 9 anni. Ho una formazione umanistica, sono laureata in lettere con indirizzo storia dell'arte e ho così espresso questa mia passione per molti anni nel museo di Montecchio facendo laboratori per i bambini e quindi lavorando sia per il museo che per le scuole. Quest'anno ho avuto l'onore di essere anche nominata presidente del consiglio d'istituto del comprensivo 1 di Montecchio, quindi ho potuto toccare con mano quelli che sono i veri problemi della scuola, a livello amministrativo, a livello organizzativo, a livello strutturale. In questi ultimi anni purtroppo il governo i tagli li ha sempre esercitati sui più deboli, quindi la scuola, la sanità, le pensioni e tutto. E questo si è visto. Però a livello comunale si può fare qualcosa perché ci sono dei servizi che sono gestiti dal comune. Ad esempio il servizio dello scuolabus, che è sempre andato, è sempre stato spenalizzato in questi ultimi anni e che andrebbe migliorato. Il servizio della mensa, che è già buono, ma ci sono famiglie in difficoltà che fanno fatica a pagare la mensa dei ragazzi, quindi con lo sportello famiglia questa è una delle cose importanti da verificare. Inoltre basterebbero dei piccoli investimenti per offrire delle apparecchiature informatiche dove mancano alcune LIM, alcune lavagne interattive e mancano alcuni supporti per i bambini che hanno difficoltà, che hanno la dislessia, disturbi dell'apprendimento certificati e che avrebbero bisogno di lavorare con supporti informatici. Non da ultimo la manutenzione degli edifici scolastici è doverosa e va eseguita tempestivamente e questo il Comune insomma lo deve fare secondo noi. Ecco, io vi ringrazio e passo la parola al mio amico. Buonasera a
tutti, sono Mirko Quagiotto, ho 48 anni, sono nato a Vicenza ma vivo a Montecchio da sempre. Conduco un negozio di elettrodomestici, approfitto per fare un po' di pubblicità visto il momento di crisi, credo che sia un eroico. Diciamo che in questa mia breve presentazione vi parlo di sport. Il nostro obiettivo principale è la valorizzazione dei settori giovanili in tutte le attività sportive. Crediamo che una crescita non solo tecnica ma soprattutto educativa possa portare un progetto a medio e lungo termine ad una società, una collettività veramente di buon livello. Prevediamo degli incontri informativi sia per gli allenatori che per le società sportive e questo sicuramente ci darà modo di migliorare la società. Un secondo punto, sfrutto un esempio pratico che mi vede protagonista. Io sono stato giocatore, allenatore e anche dirigente di società sportive. C'è sempre stata purtroppo una lacuna in questo collegamento tra istituzione e società sportiva. Bene, noi vogliamo colmare questa lacuna. Metteremo a disposizione dei responsabili che frequentemente si recheranno nei punti di allenamento, quindi da dialogare con le società sportive stesse, avere subito un confronto diretto con la società. Questo ci darebbe anche modo di controllare il degrado delle strutture stesse. Abbiamo la necessità che i nostri figli, i nostri ragazzi operino e fanno le loro attività agonistiche in ambienti sani. Purtroppo in questo momento, mi dispiace dirlo, ma non è così. Un ultimo punto che reputo altrettanto importante è la collaborazione comunque con i comuni limitrofi per fare in modo di poter agire anche in eventuali fusioni di alcune società che ci darebbe modo di poter avere dei risparmi sull'utilizzo delle strutture stesse. Bene, termino qui, lascio la parola a Omar che vi parlerà di viabilità. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Sono Omar Perenzoni, 36 anni, vivo e lavoro a Montecchio. Per la precisione lavoro qua in zona industriale in un'azienda chimica e sono in ufficio commerciale, mi occupo di Italia ed estero, soprattutto rapporti con Germania e Svizzera, E sono volontario di protezione civile e sono dirigente di una società calcistica castellana. Come diceva Mirko, io vi parlo di viabilità. Allora, Montecchio, come ben sappiamo, ha una viabilità abbastanza particolare. Il paese nasce su queste due grosse direttrici che lo tagliano veramente a fette. Sono le due grosse statali. Una è la statale 11, quella che va da Milano a Venezia, e l'altra invece è la 246, che taglia Montecchio da nord a sud. In più c'è anche la variante della 246, quella che ormai diventerà la pedemontana. Ecco, noi siamo contro questa pedemontana. Siamo contro questa pedemontana perché siamo contro gli sprechi, a parte il disastro a livello ambientale, però questa opera l'andremo a pagare ben due volte, non solo nel momento in cui andremo a pagare il biglietto per pagare il tratto di percorrenza, ma in più la Regione Veneto si sta anche indebitando per le prossime tre generazioni. E un altro punto a cui noi pensiamo molto, come già diceva Sonia prima, è quello delle piste ciclabili. Attualmente esistono diversi chilometri di pista ciclabile qua a Montecchio, però queste varie piste sono bloccate in più punti, devono essere terminate, insomma ci sono diversi lavori da fare, anche per eliminare tra l'altro le varie barriere architettoniche presenti, perché insomma dobbiamo pensare anche a chi è meno fortunato di noi. Detto questo, l'ultimo punto, ma non meno importante, anzi il più importante di tutti, è quello della stazione dei treni. Non scopriamo l'acqua calda, a Montecchio di stazione di treni se ne parla almeno da 50 anni, ne parlava già il buon Ceccato negli anni 60, se non ricordo male. Esistono però dei progetti già avviati. Faccio un esempio: esiste un progetto regionale del 2008, o meglio un'integrazione di un progetto già esistente, che prevede l'apertura della stazione qua a Montecchio. Noi vogliamo capire dove è andato a finire questo progetto. Lo dobbiamo assolutamente incentivare, lo dobbiamo assolutamente spingere, perché pensiamo che se veramente la Regione Veneto riesce nell'intento di aprire questa stazione con il nostro aiuto, riusciamo a risolvere un colpo solo diversi problemi, non solo un problema di viabilità, però anche possiamo aiutare l'industria, possiamo aiutare il commercio
insomma, questo può portare diversi benefici. Non ultimo, potrebbe dare una mano a riqualificare, per esempio, tutta la zona delle Alpi. Ecco, detto questo, io vi ringrazio e passo la parola a Enrico. Buonasera, mi chiamo Enrico Caldonazzo, ho 41 anni, vivo a Montecchio Maggiore da più generazioni, sono sposato e ho 4 figli. Faccio l'artigiano riguardo le energie rinnovabili e per il Movimento 5 Stelle mi occuperò esattamente di energia. Energia e risparmio, spero che lo legge. Noi abbiamo intenzione di promuovere e sviluppare il PAES, che è il piano d'azione per l'energia sostenibile. Significa andare a valutare tutti gli edifici comunali riguardo la loro integrità, il risparmio energetico, l'isolamento e quant'altro, per poter poi fare un piano poliennale e attuare delle strategie mirate. Facciamo un esempio. Il comune stesso ha ancora dei serramenti con vetro singolo, non vetro camera, con il telaio in ferro, e i dipendenti comunali sono obbligati ad avere di fianco alle gambe un pannello in poliuretano per non avere freddo d'inverno. D'estate il climatizzatore lavora a pieno regime. Andando a riqualificare anche solo semplicemente questi serramenti, noi otterremo un risparmio il quale servirà a pagare l'investimento, come benissimo avviene in casa vostra, no? Si ripaga l'investimento e si fa star meglio il dipendente stesso. Altre volte ci siamo trovati a vedere stanze, uffici con la finestra aperta in mezza stagione, specialmente in questo periodo, dove il riscaldamento va a manetta e se ne esce dalla finestra. È sufficiente una valvola termostatica sul termosifone e si regola stanza per stanza la temperatura necessaria, senza aprire le finestre e cortare un sifone che butta via il calore. Questi sono due esempi che volevo fare per far capire quanto siano importanti questi interventi e quanto siano facili anche da attuare. Il PAES, per notizia, il Comune di Montecchio l'ha sottoscritto nel 2008 assieme a 21 comuni, poi è rimasto nel cassetto fino adesso. Sarebbe forse il caso, un edificio alla volta, senza pretendere di fare tutto un colpo, ma mettere a segno dei risultati che potessero portare a un risparmio che poi si traduce in risorse da poter destinare ad altre cose. Io vi ringrazio. Bene, la presentazione finisce qua. Vi ringrazio per l'attenzione. Come avete visto, ognuno di noi si è occupato specificatamente di un argomento preciso in base alle sue attitudini, alle sue conoscenze e anche al suo lavoro. Ci siamo preparati, oltre diciamo, a fare delle ricerche ognuno nel suo campo specifico, abbiamo anche partecipato a corsi sul bilancio comunale, sull'urbanistica, in più ci siamo fatti tutti gli ultimi consigli comunali, penso che sia circa 6 mesi che andiamo a tutti i consigli comunali, le prime volte che ci vedevano gli altri, dicevano, ma quanta gente stasera, è successo? Poi si sono abituati, vabbè. Quindi siamo pronti a metterci in gioco nella massima correttezza, competenza e trasparenza. Vi aspettiamo tutti martedì sera presso la nostra sala riunioni, che si trova una via più in là, via Leonardo da Vinci numero 50, alle Alte. Vi ricordiamo anche che abbiamo 2 eventi molto importanti qua a Montecchio. Domenica 13 aprile in piazza Fracon, nel pomeriggio, dalle 15 in poi, ci saranno dei senatori apposta per voi a rispondere a tutte le vostre domande. Poi la domenica 11 maggio abbiamo dei deputati lì a vostra disposizione, sempre in piazza Fracon. Quindi votate 5 Stelle, non solo alle comunali, ma anche alle europee. Qua spendo una parola molto veloce, forse eccola lì. Stop al polto beneficio dei sigurati. Signori. Ci rappresenta in Europa Iva Zanicchi, De Nida, poi c'è ancora Mastella. Ecco. E molti altri. Cioè, come
possiamo pretendere di... Allora, noi dobbiamo pagare, paghiamo tantissimi soldi come Italia all'Europa. E come possiamo pretendere che queste persone facciano il nostro interesse? Tra sì e no, non sanno come si chiamano, cioè, voglio dire, bisogna mandare gente capace, gente preparata, quindi votate 5 Stelle anche per le europee. Ultima cosa, per presentarci alle elezioni comunali dobbiamo raccogliere 250 firme di cittadini residenti a Montecchio Maggiore, maggiorenni, e che abbiano con sé un documento di identità. In uscita ci sono i due ragazzi, altri due attivisti nostri, che le stanno raccogliendo. Quindi dateci la possibilità di partecipare. Ora abbiamo l'utilizzo della sala ancora per una mezz'oretta, quindi via alle domande dal pubblico. Grazie per avermi ascoltato. Ah sì, scusatemi, ricordo a Dennis una cosa. Non è che firmando sul modulo siete vincolati poi a votare 5 Stelle. Ovvio, è meglio se lo fate. Però quello è solo per darci la possibilità di partecipare alle elezioni comunali. Tutto qua. Avete domande da farci? 2, 3. Nessuno. Aspetta, cominciamo da... Prego. Perché solo una cosa, visto che avete giornali di una sede qua, dove recuperate tutti i soldi? I rimborsi elettorali. Provo a rispondere io. Allora, tutte le nostre attività sono attività semplici che prevedono costi ragionevoli, ci autofinanziamo, per cui ciascuno di noi tira fuori quei 10-20 euro che possono servire per fare determinate iniziative. Poi alcuni hanno un interesse personale, ad esempio quando abbiamo fatto campagna sull'acqua, alcuni di noi hanno avuto la curiosità di sapere che acqua beviamo e quindi stiamo pagando di tasca nostra le nostre analisi. Per la cronaca, sono arrivate proprio oggi queste analisi, le ho girate anche via mail. E abbiamo richiesto le analisi specifiche della presenza di cromo e cromo esavalente nella nostra acqua. Abbiamo analizzato l'acqua di 10 case, Gianluigi, 10 giusto? E più quella che c'è in piazza, la casetta dell'acqua. Diremo giovedì prossimo vi spiegheremo meglio cosa abbiamo trovato, niente di buono comunque. Ma è acqua almeno? Sì. Sì, misto a tante altre cose. È da denuncia però se c'è cromo esavalente. Adesso andiamo con i pini di piombo. No, il piombo arriva dopo. C'è anche quello comunque. C'è anche quello. Prego. Allora, cercherò di essere il più preciso possibile. Montecchio non è una città che è nata per il turismo, non è una città che vive di turismo, non è la Cortina, non è Asiago. Perciò non ha delle strutture importanti che possono sostenere un grosso flusso di turismo, ma sicuramente delle strutture che possono essere migliorate e implementate. Detto ciò, è molto importante la posizione strategica di Montecchio, come ha detto Omar, si trova all'uscita dell'autostrada, c'è una statale che la taglia da Venezia fino a Milano e in più da Montecchio sale su verso Recuaro. Forse non tutti sanno che c'è un flusso immenso di turisti che ogni giorno ci passa davanti, sono decine di migliaia, mi si dice all'anno quasi 300.000 per il più grande turismo che esista al mondo, il più importante, il turismo religioso. Vanno a Chiampo, alla Madonna di Lourdes. Indubbiamente Chiampo si è organizzata, vitto, alloggio, quant'altro, una volta che il pellegrino, abbastanza mi dicono, però sicuramente lo fa. Una volta che il pellegrino ha rispettato il motivo per il quale è lì, sicuramente saprà cosa fare. Io mi chiedo come mai pochi, non dico nessuno, qualcosa arriverà,
ma non conoscono Montecchio, perché siamo a 15 minuti, probabilmente c'è qualcosa che non va. Ecco che c'è già un flusso immenso di turisti che noi possiamo intercettare. Poi, ci sono due grossissimi partner del comune di Montecchio, che sono Olton in Inghilterra e Passau in Germania, sono le nostre città gemellate. Bene, allora io penso, una volta che ho creato la mia offerta, che ho in mano il mio pacchetto che voglio proporre, turistico, un colpo di telefono, prendo la macchina, vado su a trovare i sindaci di Olton e Passau, e va benissimo che ogni tanto ci incontriamo a mangiare, a bere qualcosa, venite giù una o due corriere, va bene, tutto quello che vuoi, parliamo di economia, parliamo di scambio commerciale, mandami giù, questo è quello che io ho da offrirti, mandami giù 10 corriere all'anno e io ti manderò giù dalle mie zone 10 corriere all'anno, poco, non vedo perché debbano dire di no o comunque trovare una soluzione. Poi cosa si pensava? Un terzo progetto, un po' più articolato, ma non molto difficile dal mio punto di vista. Io sono da 17-20 anni che creo, lavoro all'estero, creo agenzie di vendita e reti commerciali di ogni genere. Ho venduto da servizi a beni di primo consumo, al dettaglio, industriali, macchinari industriali, in tantissimi settori in parte del mondo. Negli ultimi anni mi sono specializzato nel nord Europa, quindi Scandinavia, Paesi Baltici, Inghilterra. Non hanno crisi, non conoscono una crisi. Motivo, non lo voglio dire, ma è anche facile, comunque, non hanno crisi. Allora, loro adorano tre cose di noi. Primo, il cibo. Si sa che il nord Europa il cibo è lo stesso, a meno di non essere grande. Secondo, il vino. Non hanno vino ai nord europei, fa troppo freddo. Chi non lo sapesse, un bicchiere di vino in Danimarca o in Norvegia costa dai 4 euro ai 5 in su, un bicchiere. Le bottiglie vanno dai 25 euro in su. Se vado su con 10 di Tavernello, torno giù con una rata del mutuo. È la verità. E poi, e qui non piove, piove, qui non ce n'è per nessuno, il sole. Noi abbiamo quello che loro da per 6 mesi all'anno non hanno. Spagna e Italia sono le loro mete preferite. Allora, vado nel territorio, vado dagli albergatori di Montecchio, dai trasportatori di Montecchio, vado dal produttore di Montecchio, dalle varie associazioni, creo l'offerta, la creo. Vado anche a Creazzo, dai produttori di broccolo fioraro, vado ad Arzignano, con quello che hanno Arzignano, e giro un po'. Poi capirete perché dico questo. Bene, la faccio breve, vado su ad Alesund, dico Alesund perché è la perla della Norvegia e la Venezia del nord Europa. Non siamo il signor Rossi, che per quanto importante sia, non ha molta voce, siamo un comune, siamo un'istituzione, possiamo permetterci di arrivare in alto ed essere ascoltati. Bene, arrivano tutti i turisti, la signora Birkenbaum, che ha fatto 2500 km, non può accontentarsi di Montecchio. Perché Montecchio non ha tutto, abbiamo i nostri limiti. Ecco dov'è importante quello che si diceva, la rete, fare rete tra di noi, tra i comuni, tra i cittadini. E su questo il Movimento 5 Stelle ha da solo che da insegnare. Allora cosa succede? Che il trasportatore locale, Zarantonello, ovviamente Zarantonello, andrà a prendere i miei turisti e li porta qua, dormiranno nei vostri hotel. Andranno alle Priare, poi li porterà a Vicenza, poi li porterà a vedere la grotta di Lourdes, li porterà assieme al CAI di Montecchio, oppure all'associazione trekking di Montecchio, o l'associazione ciclistica di Montecchio, o tutte le associazioni sportive di Montecchio, e li farà fare di tutto, e poi li porterà anche a Venezia. Cosa hanno in comune tutti questi luoghi separati da Montecchio? Ogni sera noi li portiamo a Montecchio, dormono nei nostri hotel, mangiano nei nostri ristoranti, comprano il nostro vino e i nostri salami dei castelli, compreranno le sigarette del vostro tabaccheria e si stamaleranno, compreranno le vostre. Montecchio non può avere tutto e non avrà mai tutto, ma può offrire tutto se si organizza. Noi siamo l'headquarter, il quartier generale, dal quale gestire tutte le risorse del territorio, le vostre. Ho quasi terminato perché voglio farvi capire una cosa. Il comune è sempre stato visto come un ente, e lo è, non dico che no, un ente statale, o comunque un ente che serve a dare un servizio, benissimo, un servizio importante.
chiede le tasse, bisogna assolutamente che diamo le tasse, altrimenti il servizio non può essere erogato. Ma è sempre qua, è sempre in alto. È un comune, è comune a tutti. È un'azienda come le altre, vende, produce servizi, ha dei bilanci di entrate e uscite, ma in questo caso non deve fermarsi a vendere un servizio, può vendere un prodotto, perché il vostro prodotto, perché deve fermarsi a dare soltanto l'energia elettrica oppure a chiedere le tasse per i rifiuti, perché voi producete il proprio fiolaro, nel caso di Creazzo, per poi darlo agli altri, perché voi producete i salami dei castelli e voi avete dei prodotti che noi il comune, voi possiamo sponsorizzare, perché abbiamo una forza che il signor Rossi non ha, una bandiera, siamo un'autorità che dà un sigillo di qualità. È così che vogliamo portare il turismo a Montecchio. E se Montecchio uguale azienda, azienda uguale vendita di prodotto nostro, io sono 20 anni che vendo, assieme a loro e a voi penso che non ci siano problemi per vendere qualunque cosa. Incontrollato, questo è il problema di Montecchio. Quando io mi sento di dire dal comune di Montecchio, non possiamo, io sono andato a fare parecchie volte, portare là, dice non possiamo andare a fare o andare a casa di queste persone qua, perché se no non siamo costretti come comune a pagare gli extra comunità da dargli 500 euro perché loro ci considerano intrusi nella loro casa. Allora c'è ancora questa cosa qua, di bello cosa possiamo fare quando per noi non possiamo uscire da casa, la donna, la moglie, la nostra moglie. Pensiamo alle cose di terra, terra, dopo facciamo le cose bellissime, perché io sono 50 anni che vivo con tutti, dunque perché così non più so. E quello che sta succedendo in questi ultimi 10 anni dà fastidio. Perciò non andiamo in cerca di tante cose, sistemiamo queste cose in qualche modo, il comune deve farsi avanti, non facciamo come sta facendo Renzi, che ne ha detto di tutti i colori fin adesso. Io non voglio criticare di loro neanche voi, io sono qua per cercare di capire effettivamente chi siete. È chiaro? Ne rispondo io. Perché le rispondo io? Perché intanto io sono sposato con una straniera, mia moglie è francese ed è figlia di immigrati italiani. Quindi il suo problema è sentito, il mio problema è sentito, presente e anche siamo consapevoli. Riguardo tutte le belle cose che abbiamo detto, ritengo che siano cose che si possono fare lo stesso, anche dando attenzione a quello che lei ha suggerito. Quindi noi siamo in grado di creare dei progetti validi per Montecchio indipendentemente da questo problema. Per quanto riguarda quello che lei ha detto, il problema c'è e non c'è. Riteniamo che i controlli e fare rispettare la legge siano le cose principali. Mi spiego meglio. Italiano o straniero, quando uno non rispetta la legge, crea un disagio a chi gli sta intorno. Italiano o straniero, quando uno rispetta la legge, sta bene con chi gli sta attorno. Riguardo il problema straniero o non stranieri, quello che può fare un comune è il controllo. Perché laddove manca il controllo, ecco che uno esce dalle regole. Nel momento in cui invece c'è un comune che controlla semplicemente con impegno e puntualità, senza fare preferenze, ecco che si ripristina il normale collegamento tra cittadini e il rispetto tra cittadini all'interno della legge. Poi
l'evolversi del futuro non siamo noi padroni. Per ogni domanda che avremo, a cui non siamo capaci di dare una risposta, chiederemo alla collettività e ubbidiremo a quello che la collettività ci chiederà. Beh, innanzitutto devo fare i complimenti perché almeno c'è qualcosa su cui discutere, nel senso che non è il solito foglio che ti mettono all'interno della posta, all'interno delle poste, con il solito slogan, ma almeno c'è qualcosa su cui ci si può confrontare, si possono fare delle domande. La domanda in sé è: ma così è molto più facile essere copiati? Perché c'è un bel rischio. Magari. Perché c'è un programma Intent. Sì, c'è un programma così, un programma abbastanza chiaro, cioè mi sa abbastanza, nel senso adesso non l'ho detto punto per punto perché ho voluto ascoltare. Però è facile da copiare anche per gli altri. Rispondi, all'unanimità hanno deciso di rispondere. Ok. E se ci copiano? Meglio. Vuol dire che le nostre idee vanno bene anche per gli altri, vuol dire che vanno bene per gli altri. Infatti, cosa già successa in un altro comune dove ci saranno le elezioni 5 Stelle, che è Valdagno. A Valdagno stanno facendo delle serate itineranti in varie contrade e presentano il loro programma, così come stiamo facendo noi questa sera. E lo presentano proprio punto per punto. E man mano che passa il tempo ci sono sempre più consiglieri comunali oppure persone delle altre forze politiche che prendono appunti e il giorno dopo esce l'articolo sul giornale che, non so, il PD a Valdagno propone leggi e pari pari con le 5 Stelle. Ottimo, meglio, se lo fanno, cioè, che lo facciamo noi o che lo faccia qualcun altro, l'importante è farlo. Solitamente dalle 10 fino alle 19, la maggioranza vince, quindi se la maggioranza dice sì, lo aboliamo, ok, lo aboliamo. Riportato a Montecchio, allora, si comincia un passo alla volta ovviamente, perché anche nella nostra esperienza di attivisti da qualche anno, vediamo che la difficoltà maggiore è proprio quella di far partecipare le persone. Quindi, se adesso noi indicessimo un referendum fra un mese, saremo noi a votare, cioè, questa è la verità, cioè, purtroppo. Quindi prima bisogna fare una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza, facendogli capire che devono riappropriarsi di quegli spazi che gli sono stati tolti. E neanche ce ne siamo accorti, perché comunque la colpa, signori, è anche nostra, se li abbiamo sempre lasciati fare, quindi la colpa è anche in parte nostra. Quindi prima bisogna sensibilizzare la cittadinanza.
poi fargli capire come farlo. Magari all'inizio si comincia con dei referendum cartacei, quindi delle votazioni si faranno dai vari banchetti in più zone di Montecchio e anche in comune, dove uno va a votare sì o no, oppure i soldi preferisco investirli qua piuttosto che là, e ok, piano piano, passo passo, si arriva a quello online, che poi è semplicissimo, è un doodle, cioè è veramente una cosa, la facciamo già noi adesso per decidere per esempio la data delle riunioni provinciali. Siamo in più di 1000 attivisti, e com'è che fai a mettere d'accordo tutti? Allora lanci un doodle, si dice, la facciamo il 17, il 21 e il 23, per dire tre date così, tutti votano, la data che ha più voti, boh, è quella, cioè è molto semplice, è più difficile da spiegare che non da fare, però è un processo, cioè si va per gradi. Il certificatore è di terzi, non sì. Saremmo noi che certifichiamo, ovviamente è una parte. Nel caso del nazionale è un ente che addirittura estero, quindi noi non potremmo in nessun modo intervenire. Ho visto tempo fa ai vostri banchetti che avevate esposto un cartello con scritto "Non più lontana". Ultimamente poi non l'ho più visto. Ha preso fuoco. Qual è la vostra posizione? La nostra posizione è assolutamente contro questo tipo di rispondo io? Beh, è cominciato. Perché ormai ci ha preso questo, no? No, noi siamo assolutamente contrari a questo modello di pedemontana, cioè l'ultimo. Potete passare? Perché praticamente cosa succede? L'attuale superstrada che abbiamo qua a Montecchia, no? Beh, già adesso basta che piova una settimana, la falda si alza, si allaga tutto e abbiamo la confusione in centro, perché tutti cambiano da dove passano, dal centro, cioè no. Quella strada lì viene praticamente spaccata e bisogna costruire altre tre corsie a destra, tre a sinistra, quindi immaginatevi innanzitutto consumo del territorio, in più se piove si allaga, quindi cioè, va bene, parte questo, che è importante comunque. Poi, questa superstrada non arriva a collegarsi con quella di Corneto per andare a Valdagno, che era il progetto iniziale, ma attraverso il monte sotto a fianco alla Ghisa sbuca a Malo. Quindi vuol dire che il traffico da Valdagno a Montecchio, cioè non cambia da adesso, non cambia niente, cioè la strada è... Sì, ci sono due corsi in più, però alla fine quelli di Valdagno, sempre la stessa strada, fanno... In più è a pagamento, come diceva prima Ora, in più costa tantissimi soldi, e è in project financing, prevede la spesa totale del 2013 e preventivo, sono 2 miliardi 258 milioni di euro, che paghiamo noi, perché loro ce la vendono col fatto che è in project financing, questo parolone, di solito abituiamoci, quando dicono una parola in inglese, ecco. Qualche altra domanda? Che ore sono? Tanto le 22:10. C'è Beppe Grillo. Ah, giusto, stasera c'è Beppe Grillo in televisione sulla 7 in diretta. Non so se sia in diretta o se non sia un'intervista. Ci sono altre domande? No? Basta. Bene, allora ringraziamo tutti quanti per la partecipazione, per averci ascoltato. E, le firme, se avete parenti, amici, conoscenti, residenti a Montecchio, ditegli di andare in comune a firmare. In uscita c'è un volantino con tutti gli orari proprio di apertura dell'ufficio elettorale e anche le modalità per firmare, molto semplice. E basta, votate il Movimento 5 Stelle, è semplice. La prossima presentazione sulla falsa riga di questa la facciamo alle Fidande giovedì prossimo. Se magari volete dirlo a qualche vostro amico che non ha potuto venire questa sera. Ecco, adesso veramente chiudo perché ho sete. Buona serata.